Benvenuti in questo secondo quarto di finale. Se vi siete persi il primo, ve lo lascio qua sopra. Non ve lo perdete, mi raccomando, Quarti di finale. A Ronaldo Junior, ma dov'è che l'Italia che vi siete manco qualificati ai mondiali? I fan mi hanno affidato l'Italia, io non li deluderò! Attenzione, Ciro! 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 Go! Ciro! Ciro! Sì, vabbè, però questo è culo, Ma che, mi devi far vedere tutta l'esultanza? Sì! Dai, passa! E namo? Guarda che bello, guarda il pallone dove va a finire, guarda che bello, buttaci i guanti! Ma te pensi di poter vincere davvero contro il Brasile? Che è, guarda che gioco! Ma io sono il Brasile! Ah sì, è vero, sono il Brasile! Attenzione! Gigio Donnarumma! Sto mercenario, quanto hai pagato per giocare sta partita? 2 milioni! Ma proprio te parli dei soldi! Ancora il giocatore più forte del mondo, oh rigore! Guarda che mica sta in piscina, Sì, vabbè, fallo. Sì, mo lo faccio, aspetta. Eccolo, Pronto? Guarda, sotto in croce, Miro bene, tensione. Dove tira il vento? Eccolo! Dopo Gigio Donnarumma! E via col secondo tempo! Dai, che devo vincere, forza! Namo! Dai che non c'avete scampo, sì, sta a fare acrobazie. Italia che fa acrobazie col Brasile, mandonnate! E zitto, gioca, attenzione! Candreva, il tiro, go! Antonio Candreva, che in realtà non azzecca un cross, però Antonio Candreva! Sì! Guarda che gol! Non esultare, è troppo presto, capito? Dai, che devo vendicare mio padre! Altro che Ventura, ce dovevo andare io a far giocare l'Italia! Ma che stai a dire? Attenzione. Oh. Mi fai tocca palla, per favore? Oddio! Meno male. Pubblico in delirio! Cross al centro! Vai! Di testa! Gol! Ciro di nuovo! Ciro Di Marzio! Gol! Gol! Acqua in bocca! Sì, vabbè, però non è giusta sta cosa, I giocatori miei stanno a dormire. Italiani, gustatevi questa partita. Almeno se consolamo un po' per i mondiali. Attenzione, ancora l'Italia. Ancora l'Italia al tiro. No. Mi stai a distruggere. Non lo so. E basta. Dai, non piangi. Se vuoi mi schiamo le squadre. Cambiamo? Fai poco il simpatico, Pronto, signora Neymar? C'è Neymar? No, è uscito dal torneo coatto. Mi prendere in giro, non ne azzecco una. Ciao Neymar, ci vediamo in semifinale. Anzi, no. Adesso è arrivato turno di Zlatan. Ti prego Zlatan, fai piano. Zlatan non fa mai piano, ricordatelo sempre. Attenzione, colpo di testa, peccato è fuori. Ancora. Attenzione, palla Zlatan, gol di Zlatan. E il potere del rame dentro di me. Non può vincere nessuno contro di me. Io sono Dio Zlatan. Ti avevo detto di far piano però. Zlatan non fa mai piano. Anche Zlatan quando ha fatto amore per prima volta al ragazzo ha detto fai piano. Dopo 5 minuti l'hanno ricoverata in ospedale. Zlatan non c'ha pisello, c'ha martello pneumatico. Sì, ma basta, abbiamo capito che hai segnato, non è che ci devi far vedere tutto. Gol di Zlatan è sacro, va visto e rivisto. Devo reagire! Sciocco, Zlatan è troppo potente per te. Attenzione, ancora Zlatan! Che tiro di schifo. Dopo rapirò tutta sua famiglia. Non c'è proprio partita, attenzione, 1-2, magnifico, il tiro, il gol! Zlatan, ti prego, non puoi far così! Hai ragione, Zlatan ti sta facendo troppi pochi gol. Adesso il rimedio subito. Aspetta, fammi fare almeno un'azione. Attenzione, filtrante era buono, il tiro! Sicuramente quel portiere si chiama Zlatan. Ancora che provi a segnare, tu non puoi segnare a Zlatan. Adesso Zlatan batte punizione. Attenzione, provo il tiro! Ma che tiro hai fatto? Che è questo schifo? Tu hai osato prendere in giro Zlatan? Ora ne pagherai conseguenze nel secondo tempo. Dai Zlatan, stavo giocando.
Nessuno può giocare con Zlatan. Zlatan è molto permaloso. Un giorno un signore gli ha fatto ruba nasino a Zlatan. Allora Zlatan ha preso coltello e ha giocato a ruba fegato. Poi nasino, per modo di dire, c'hai una proboscide. Che cosa hai detto? Zlatan c'ha il naso piccolissimo. Ecco gol. Adesso subirai tutta ira di Zlatan. Ma stavo giocando. Bacini de rame a tutti quanti. Guarda che bel gol. Impara, cretino. Non è giusto, però io non volevo giocare contro di te. E ancora non è finita. Aspetta, aspetta. Io? Meno male. Adesso ci pensa Zlatan a farti venire gli incubi. Tuo torneo coatto sarà mio, con la mia grande Svezia. Attenzione, ancora Zlatan! Quel cretino ha provato a parare, ma Zlatan gli ha bucato le mani. Parare un tiro di Zlatan è come mettersi davanti a treno sulle rotaie e cercare di bloccarlo. Impossibile. Guarda Messi Junior, guarda che bel gol. Guarda tuo portiere mutilato di mani. Ma almeno fammi fare il gol della bandiera. Impossibile, Zlatan non ha un cuore. Ha pezzo di rame dentro al petto. Ti prego, basta, fermati un attimo. Attenzione, ancora Zlatan, colpo di testa, pallonetto. E sono 4 gol di Zlatan. Quadrupletta di Zlatan. Ancora. Basta, adesso io mi ritiro e spengo la PlayStation. Perché non si spegne? Decide Zlatan quando finisce partita, ricordalo sempre. Non puoi spegnere PlayStation finché Zlatan non decide che partita è finita. Capito? Sì, ma basta, gol. Non lo so. Non so se sono abbastanza soddisfatto. 4 gol non sono tantissimi. Tiro e lasciane entrare una però. Non credo proprio. Zlatan non si farà mai segnare da nano come te. Niente, niente, non ci riesco. Vai, tiro. Vabbè, ma pari tutto, pari. Ancora che provi a sconfiggere Zlatan, non hai capito che è impossibile? Sì, rigori, sì. Dopo Zlatan ammazza famiglia de arbitro. Dai, dai, almeno il gol della bandiera. Almeno quello. Attenzione. Attenzione. Vai. Oh. Tiro. Potere di cristallo del rame. Nemmeno sul rigore. Nemmeno sul rigore riesce a segnare. Addio Zlatan. Dai, fischia arbitro, non ce la faccio più. Meno male. Zlatan ti ha distrutto completamente. Belli chicchi, finalmente siamo arrivati alle semifinali con Vardy, Pogba, Zlatan e Ronaldo Junior. Secondo voi chi vincerà? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Belli chicchi.